L'Olimpico è bellissimo, pieno di cori e di colori. Poi le telecamere si soffermano sulla curva bianco-azzurra e gli irriducibili sfoggiano il loro peggiore repertorio. Il campo della Lazio, già sotto diffida, sarà squalificato. Anche in campo sono tutti nervosi. Troppo nervosi. E il primo tempo finisce con molti falli e pochi tiri. Secondo tempo, secondo minuto, e Battistuta inventa una magia. Prova a mettere dentro per Battistuta! 1-0! Poi la bacchetta magica passa a Marco Del Vecchio. Avanti Zanetti, Del Vecchio! La mia prima sensazione dopo il 2-0 è stato: speriamo che non ci facciano cappotto, speriamo di non prendere 4-5. Abbiamo un po' accusato il colpo, ci abbiamo messo 5-10 minuti per riassestarci, però poi la squadra ha dimostrato grossissima personalità, grossissima determinazione, perché siamo ripartiti a testa bassa. E l'ultima carta si chiama Martin Castroman. Ma ora è il momento di Nedved. Tiro di Nedved! Pavel Nedved! Che gol, ragazzi! 2-1! Pensavamo fosse finita, anche perché stavamo giocando bene e non potevamo pensare il contrario. Sono 5 i minuti di recupero. Ora mancano solo 30 secondi alla fine. Sinisa Mihajlovic batte l'ultimo calcio d'angolo. Tiro di Castroman! Rete! Castroman! 2-2! Quando ho visto arrivare la palla, ho cercato di anticiparne il movimento e tirare quindi il più forte possibile. Vieni qua. Vieni qua, mi dicevano gli altri con immensa allegria. Ci eravamo resi conto che la partita ormai era finita e che non c'era più niente da giocare. Quello che mi ricordo di quei momenti erano i miei compagni felici che mi dicevano che dovevo andare sotto la curva nord. È la rivincita di un giocatore sconosciuto, con un numero senza storia sulla maglia, un ragazzo di 21 anni destinato ad essere ricordato. È già nella rosa della nazionale argentina e affronta il campionato italiano con l'incoscienza della gioventù. Il suo gol è uno dei più importanti della stagione. Un'altra giornata è passata e tra delusioni giallorosse e sollievo biancoceleste, tutto è rimasto come prima. Insomma, molto rumore per nulla.